myself again, but I remember you. Don't come back, it won't end well, but I wish you'd tell. E ragazzi, buongiorno, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Scusate il cappellino, ma ragazzi, i miei capelli stamattina erano veramente inguardabili, quindi lo faccio per il vostro bene. Comunque, come al solito, 6 di mattina a Manchester, non ci sta ancora nessuno per strada. Stamattina ragazzi è veramente stato tostissimo svegliarmi, infatti mi sono sparato 2 tazze di caffè, quindi l'equivalente di 200 mg di caffeina per svegliarmi. E speriamo che il workout oggi, upper body, speriamo che anche quello vada bene. E volevo appunto parlare della caffeina. Sono stati questi giorni abbastanza tremendi per svegliarsi e di solito la raccomandazione giornaliera sono 400 mg di caffeina, quindi già 200 mg sto già alla metà, quindi massimo 4 caffè al giorno e io ne ho già bevuti 2. Anche per voi ragazzi vi raccomando, non bevete più di 4 caffè al giorno, che sennò la vostra tolleranza sale troppo e poi la caffeina non vi fa più effetto, che è quello che alla fine sta succedendo a me. E quindi magari nel weekend proverò a non bere caffè, magari sarà un po' di merda, ma per quei 2 giorni però almeno i miei livelli di tolleranza riscendono al normale. Comunque, io sto andando in palestra in questo momento, non vedevo l'ora di vloggare sinceramente, che era un po' che non facevo, e basta, che devo dire. Ora mi sparo un po' di musica e veramente voglio caricare tanto oggi, voglio spaccare. Noi ci vediamo in palestra. A parte, raga, che ho realizzato che questo borsone e sto cappellino sono sketch, veramente troppo sketch. Bentornati ragazzi a un altro workout upper body, oggi soprattutto focus spalle, e per questo motivo inizio il workout con spalle. Di solito inizio con il petto perché è il mio punto debole, ma in questa giornata volevo cambiare un po' e veramente allenare di più le spalle. Quindi ogni volta che volete allenare di più un muscolo ragazzi, iniziatelo veramente come primo movimento o secondo movimento, perché i vostri muscoli sono più freschi, anche il vostro sistema centrale nervoso siete solo più freschi e potete colpirlo meglio, siete più forti, potete fare più ripetizioni, più volume e potete quindi colpirlo meglio. Come avete visto la shoulder dumbbell press, e poi passo a questa macchina per il petto. La prima volta che lo faccio, infatti non, se vedete non è che so veramente bene la forma che voglio utilizzare, però penso semplicemente a contrarre bene il petto, quindi qua invece di semplicemente spingere in alto il peso provo veramente a spingerlo, contrarre il petto e a avere un bel squeeze nel petto. Passo poi a fare le trazioni. Oggi questo mi sembra che è il mio ultimo set, per questo non ce la facevo proprio più ragazzi, come vedete, e ultimo movimento della giornata, anche questo per la schiena, è semplicemente un seated dumbbell row fatto nello stile rest pose training. Quindi ragazzi, se volete un nuovo stimolo per far crescere i muscoli, veramente incorporate questo rest pose style training, in cui fate un set con 15 ripetizioni, pausate 10 secondi, fate un secondo mini set con 5 o 6 ripetizioni e ripetete questa cosa per 4 volte. Quindi come potete vedere qua, questo è il mio primo mini set, pauso un altro 10 secondi e rinizio col secondo mini set, altre 5-6 ripetizioni, pauso di nuovo per 10 secondi eccetera eccetera per 4 set. Questa è una tecnica abbastanza avanzata, ottima per ridurre il tempo che vi ci vuole e comunque fare abbastanza tanto volume, veramente ottimo tecnica. Se voi non state riuscendo a crescere la massa, provate questa tecnica e vedrete, vi verrà un pump assurdo ragazzi. Ragazzi, io ho appena finito la palestra e ovviamente mi mangio una di queste protein bar, 20 grammi di proteine. Oggi niente banana, che sennò veramente già adesso, se inizio con i carboidrati, poi magari non riesco a rientrare nelle calorie. In questo momento io sto andando al lavoro, mi sono comprato questi nuovi cazzo di jeans che sono veramente attillatissimi, tipo non me l'aspettavo, tipo sembra che giro con le leggings, se fossi in Italia mi prenderebbero tutti in giro, però in questo momento sono in Inghilterra, non mi frega niente a nessuno. Comunque, io vado al lavoro adesso, un'ora di tram,
Noi ci vediamo più tardi, oggi sarà una bella giornata, vedrete. 8 hours later. Ah, e ragazzi, quindi ho appena finito il lavoro, oggi sono uscito in realtà un po' prima del solito, sono solamente le 4 del pomeriggio, ma questa è la cosa pazzesca della Shell, che veramente c'è work-life balance, quindi il venerdì ad esempio se vuoi lavorare da casa lo puoi fare, o se vuoi uscire un po' prima lo puoi fare, eccetera eccetera. Io ho mangiato abbastanza tanto a pranzo, sono quasi a secco per calorie e macronutrienti, mi sa che sto già a 1.300-1.400, ma in questo momento sto andando a prendere un mio carissimo amico che di Roma, che però sta lavorando e studiando anche lui a Londra, quindi non vedo l'ora di vederlo, magari usciremo insieme, sicuramente ve lo farò vedere, faremo qualche bel video di qualità e un po' più di content anche per voi. In questo momento quindi sto andando in stazione, non so bene il piano della serata quale sarà, magari andiamo a mangiare qualcosa, vado a mangiare qualcosa di buono ve lo faccio vedere, se no magari usciamo e vi potrò raccontare un po' di cosa fare quando bevete l'alcol. Comunque sì, noi ci vediamo più tardi. Ah bello, stiamo bloccando. Ah grandi, come stai? Benissimo. How you doing, man? I'm doing great. Ciao ragazzi, allora noi siamo per strada con il Sammy qua. What's up, e guys? Praticamente stiamo andando a fare cena. Io in realtà ho finito tutti i macronutrienti per la giornata, però il Sammy qua c'ha fame. Che te mangi? Tanto, è una bella carbonara ragazzi oggi. Si mangia una bella carbonara. Io purtroppo ho finito, però ragazzi c'ho una fame assurda. Poi sto qua solo una volta, alla fine non ci becchiamo da un sacco di tempo noi. Sì, da un bel quindi po'. Potrei sgravare sulla dieta ragazzi, non lo so, vedremo adesso. Dipende, se mi piace il cibo sgravo, se no niente. Comunque andiamo a mangiare italiano che ci abbiamo una voglia assurda. Però tanto sei felice. E ragazzi, è la prima volta che vloggo in pubblico e tipo non lo so. Grazie a me, grazie a lui. E quindi mi raccomando, se vi piace buttateci un like e farò più video in giro per la strada. Alla fine tipo sto a spizzare la gente che passa e non me ne frega proprio niente. Manca a me. Però la cosa buona è che tipo tutte le ragazze ci passano così, poi gli possiamo vedere culo. Dai ragazzi, ci vediamo più tardi, noi ci godiamo la cena. Sei pronto bro? Che te pigli? La carbonara ragazzi, l'avevo già detto. Dai. Allora ragazzi, Simon sta a Vulcan. E infatti che ti sei preso? Dici un po'. Mi sono preso una carbonara molto buona e poi due pezzi di bruschetta con un po' di mozzarella e pesto e ovviamente anche il tomato. Ammazza, oh che bomba, beato te, sei arrivato te, magari sarà mille calorie ragazzi, 900, se, ok, se siete dei hard gainer basta che vi fate un botto di pasta in dieta, dai, dai. Ragazzi, non volevo venire qua, quando nonostante sto dietro ho deciso stasera che sto con mio amico Simon, ci vado pesante, fagli un po' vedere qua, mi sono preso un calzone, non so se è come i calzoni italiani, però mamma mia, guarda qua, mi sa che ci sta un po' di prosciutto cotto, un po' di mozzarella, non so se si riesce a vedere. Ma ragazzi, questa ve la godo, mi raccomando, se siete a dieta, però volete sgravare, sgravate per bene, poi domani ritornate tutto a posto, sono il vostro programma, ma godetevi anche le serate, grazie, me lo godrò veramente tanto. Ragazzi, non so se mi vedete, ma io qua me la sto godendo tutta. Mamma mia, la bontà. Che bomba. Lo sapete? Se mi state seguendo da un po' di tempo avete già visto che sono sceso a 72.8 kg. Io alla fine di solito durante le giornate quando sto a 1000, sto a 1000 anche la dieta, la rispetto proprio grammo per grammo, ma oggi proprio volevo, dato che stavo qua con Simon, volevo mangiare un po' di più e quindi mi sto godendo questa pizza al massimo. Noi finiamo di mangiare qua, finiamo di cenare e poi ci vediamo più tardi ragazzi, mamma mia. Ah ragazzi, noi siamo appena usciti, cazzo mi sono divorato quella pizza, veramente quel cazzone ci ho messo tipo 30 secondi a mangiarlo e mi sono anche infatti mangiato una delle bruschette di Simon che qua purtroppo. Provata a bulk a metà ragazzi stasera. A metà, io a dieta cazzo non potrei mangiare di tutto in questo momento. Comunque per la giornata volevo concludere qui, vi ho fatto vedere un piccolo allenamento, vi ho presentato un grande mio amico Simon e come vi ho fatto vedere in realtà oggi non sono stato a dieta, però avevo mangiato 1400 calorie prima della pizza, quindi col calzone a bruschetta sarò arrivato più o meno a 2004-2005, quindi non ho sgravato totalmente, bensì sono rimasto alle calorie di mantenimento, quindi vedremo domani come sarà il weigh-in. Comunque, dato che c'è qua Simon, noi già domani sicuramente faremo un altro vlog, un super vlog speriamo,
vi farò vedere appunto quindi quanto peso, un altro allenamento e magari un altro vlog un po' diverso. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video e volete altri video come questi, ragazzi, non vi dimenticate di buttarci un like, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Qui Giulio, Simon, mi sa che abbiamo finito qua. Ciao, noi ci vediamo nel prossimo vlog. Grazie a tutti ancora per il supporto, ci vediamo ragazzi, ciao ciao.